Ciao a tutti, mi chiamo Ian e noi siamo una fratellanza in castità e inoltre noi siamo tutti vegetariani. Ho visto tante discussioni sul tema di B12 per vegetariani e vegani. Mi sembra che è una superstizione italiana. In primo luogo abito nella Cina per 13 anni più e ho osservato che qui non parlano su di questa vitamina B12, non hanno paura che non prendano abbastanza di questa. Non è perché i cinesi sono vegetariani, purtroppo mangiano 7 volte più della carne che negli anni 70. Ma loro hanno paura di altri problemi che noi italiani non abbiamo. Ad esempio, i cinesi dicono che sedano crudo è tossico. Anche, ad esempio, sono preoccupati sulla temperatura di bevando alimentazione e loro raccomandano che mangiamo più di sale e dicono di mangiare meno sale è dannoso. È molto diverso, no? In secondo luogo, non ho visto mai neanche una persona morta della mancanza di B12 o proteina. Tu? Cari amici, c'è mai stato uno caso nella storia dell'intero mondo di carenza di B12 o proteina? Se sì, come si dice in italiano, in inglese o cinese o esperanto la parola medica per questa carenza? Ad esempio, abbiamo un termine medico americano per la carenza di ferro, cioè anemia. Ma cos'è il termine medico per la carenza di B12 o proteina? Penso di non esistano. In terzo luogo, i saggi yogi e cattolici di pratica più alto digiunano. Anch'io digiuno spesso per 4 giorni, ma massimo posso fare 7 giorni solo con una o due bicchieri d'acqua al giorno. Anche c'è il mio grande amico Giuliano che fa 20 giorni di più e lui mangia solo uno pasto al giorno spesso. E anche ci sono arietariani che digiunano per qualche mese a volte. Ci sono tante persone che mangiano niente per tanti giorni o anche mesi. E cosa diciate su di loro? Tutti sono morti a causa di carenza di B12 o proteina? Forse perché sto imparando la pratica di religione e ho visto di tante persone che mangiano pochissimo o solo frutta, così. Mi sembra che essere preoccupato su vitamine è una cosa molto scema. Il 4, finalmente, è sicuramente una bugia che niente alimentazione vegana contiene B12. Si può comprare un barattolo di Marmite inglese oppure Vegemite australiano e vi basta per tutta la vita, forse con troppo di quella vitamina B12. Insomma, mi sembra che la paura della mancanza di vitamina B12 è una superstizione italiana. Grazie a tutti, Dio vi benedica per sempre. Amen e Om.